sembravano in una certa maniera, e poi conoscendo meglio le caratteristiche dei singoli, l'aspetto anche caratteriale dei singoli, si cerca di creare qualcosa di positivo per questo caso. Ho allenato Ragusa, ho allenato Santirisi, ho allenato Sciacca, anche se faceva parte del settore della primavera del Catania. Ho l'impressione di un gruppo che vuole, che ha voglia di emergere, ha voglia di sacrificarsi, di lavorare. Questo atteggiamento, sempre giudicato in maniera positiva, mi ha fatto prendere in considerazione positiva questa proposta di gruppo. Posso dire che, come è logico che sia, siamo anche qui coscienti che sicuramente ci sono dei reparti che devono per forza essere rinforzati. Purtroppo gli infortuni hanno toccato specificamente un reparto, perché insomma, sono tre attaccanti, per quali due di tre praticamente titolari, che ci sono venuti a mancare. In genere mi piace giocare col 3-4-3, col 4-3-3, ma non ho, diciamo così, non sono fossilizzato in un sistema di gioco, soprattutto quando si entra in corsa e si trova l'organico già fatto, cioè bisogna capire dove intervenire. È chiaro che non butto via chi ha lavorato il lavoro che ha fatto chi mi ha preceduto, perché i cambiamenti vanno fatti in maniera graduale. Secondo me un allenatore non deve guardare la carta d'identità, siccome in Vicenza bisogna arrivare a punti, e quindi chi pensa che sta bene, che sta in forma, gioca, a prescindere dall'età. Il fatto che io abbia accettato di venire così fretta e furia, tra virgolette, perché ho capito che questa società era fortemente interessata e perché voleva aprire un ciclo, fare un progetto con sottoscritto, se non facevamo solo un contratto a promozione, un contratto di pochi mesi. L'impegno certamente non mancherà, perché abbiamo gli stimoli per cercare di far meglio di una piazza, secondo me, molto importante, e perché se non fosse stato così sarei stato a casa, anche, tra l'altro anche col contratto del Pescara, e avrei aspettato una situazione più morbida, tra virgolette, più tranquilla.